The Score. Facciamo l'intro selfie al campionato nazionale ragazze trofeo Marazza. Golf Ducato La Roccola, faccia da principessa, stai con noi. 3, 2, 1. Ducato La Rocca apre le porte al golf femminile per l'attesissimo campionato nazionale ragazze Trofeo Marazza. In provincia di Parma si gioca un golf divertente su un percorso mosso dove i recuperi fanno la differenza. Sono le ragazze che vestono la maglia azzurra le protagoniste di questo torneo. È una vera sfida nazionale con i nomi più famosi di squadra Italia. Davanti agli sguardi attenti dei coach le ragazze hanno stupito per il gioco regolare e sotto par, specialmente nell'ultima prova su 36 buche. Ci prova nel finale Clara Manzalini dell'Ambrosiano, gli occhi azzurri che nascondono il carattere da tigre le fanno scrivere due score in 70 colpi che la porteranno in chiusura in seconda posizione. Anche lo swing d'oro di Arianna fa scrivere un grande score, l'ultimo giro in 69 è un capolavoro di tecnica che continua a migliorare ad ogni gara. Scaletti chiuderà in terza posizione. Ma questa volta è la tenacia a vincere il campionato. Federica Torre gioca un golf sincero e meticoloso, poche le sbavature, tanti green presi in regolarità. Rimane in vantaggio per tutto il finale, sostenendo la pressione di chi stava attaccando dalle retrovie. Brava Fede! Una gara solida quella che abbiamo visto a Parma. Il Marazza non si smentisce mai e rimane una delle gare dove nascono sempre grandi nomi. Le ragazze continuano a dimostrare un grande golf, sempre sotto par, dipinto da una tecnica vicina alla perfezione. Avanti così, tanti birdie e sorrisi. Siete bellissime da seguire in campo. Federica Torre, detta Tower, hai appena vinto il campionato nazionale ragazze Trofeo Marazza, raccontaci subito com'è andata. È andata molto bene, ho giocato 4 giri meno 5 e soprattutto bene il secondo giro che ho fatto meno 4, ho giocato tutto bene e in particolare il putt che ho fatto 28 putt. Le avversarie ho visto che erano molto forti, tu cosa hai avuto di più questa settimana? Sì, le avversarie erano molto forti, io ho, come ho già detto, portato bene perché imbucavo dei putt importanti da 2 o 3 metri per il par e quindi mi sono concentrata lì. Perché sei forte a giocare a golf? Perché sono forte a giocare a golf, perché mi alleno tanto, ci metto impegno e mi concentro tutte le gare che faccio. Hai vinto un po' di campionati italiani, cosa inizi a pensare? Di passare a professionista? Finisco la scuola e poi pensiamo. Prima finisco la scuola. Molte delle tue colleghe vanno in America o in altri stati. Tu cosa vuoi fare? Ma io più che l'America preferisco rimanere in Europa, Spagna, quei posti lì. Mi attirano molto. Perché si mangia bene? No, perché mi attirano molto. A chi vogliamo dedicare la vittoria? La vittoria la dedico ai miei genitori, al mio maestro Stefano Soffietti, a Teodoro Soldati e a mio nonno che è mancato d'agosto l'anno scorso. Allora, complimenti Fede, sei la nuova campionessa italiana. Grazie. Swing Your Life.